Taglio del nastro a Lecce in Via del Mare per il nuovo wine store di Cantine Due Palme a sancire così il consolidamento del marchio con 26 punti vendita monomarca in tutta la Puglia, 28 in Italia, per un'economia in continua espansione, come rimarcato dal presidente dell'azienda cooperativa Angelo Maci, a non conoscere crisi. Diciamo che in effetti noi la crisi non l'abbiamo mai subita, l'abbiamo combattuta. Abbiamo investito in questi ultimi 7 anni di grande crisi, abbiamo investito qualcosa come 10 milioni di euro, abbiamo pagato benissimo le uve ai nostri soci e per cui abbiamo continuamente aperto dei punti vendita per soddisfare le richieste dei grandi consumatori. L'ennesima prova di solidità per la società cooperativa di Cellino San Marco, fondata nel 1989, ad aver raggiunto nel corso degli anni riconoscimenti e traguardi di prestigio, con la produzione a registrare 10.000 bottiglie l'anno, con il trend in crescita grazie anche al nuovo impianto di imbottigliamento recentemente inaugurato. Tra i 1.200 soci anche la famiglia del sindaco di Lecce, Paolo Perrone, presente col padre Enzo a conferire circa 4.000 quintali di uva l'anno. E per fine anno in arrivo c'è l'ennesima scommessa destinata a trasformarsi in successo. Il Mela Rosa sotto la veste di metodo classico, quindi con la spumantizzazione in bottiglia, la rifermentazione in bottiglia che sarà breve, a brevissimo, 3-4 mesi appena, e sarà pronto.